Buongiorno. Un tour non fatto ieri perché era troppo buio, fatto stamattina appena svegli. Tre letti e un bagno. Fine del room tour. Siamo su queste colline, montagne, molto caratteristiche, una bellissima vista. So che si vedrà ben poco da qua, anche perché c'è un po' di foschia stamattina, non si vede l'Himalaya là in fondo. Peccato, si intravedono le montagne, ma non come ieri sera quando c'era il sole sopra. Adesso colazione e dopo giriamo per Bantipur e poi moto. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby it's cool. And if you wanna fuck around, baby I do. Just wanna be alone with you. Oh, oh, oh. With you. Oh, oh, oh. Mattinata un po' nuvolosa, ma con queste nuvole basse abbastanza caratteristiche. Adesso siamo qui in questo tempio dove fanno sacrifici di animali. Ci sono anche dei cani che sono qui a leccare il sangue, penso. È il periodo, è una festività loro dove fanno, vedendo le piume a terra, eccetera, penso che siano ovviamente volatili. Quello è sangue schizzato, quelle sono loro divinità. Adesso non vorrei tirare a caso, però un elefante e una donna, e niente, probabilmente poi prendono questo sangue e lo trascinano intorno a quest'altro palo dove fanno qualche rito circolare. Sembra fresco, quindi magari qualche giorno fa l'hanno fatto. Peccato non aver visto la cosa in diretta, però diciamo si può vedere chiaramente quello che è successo già da quello che hanno lasciato giù. Finalmente siamo arrivati a Pokhara e come avrete visto è stata veramente dura. Abbiamo un punto completamente sterrato, camion, delirio totale, vabbè, ce l'abbiamo fatta. Room tour veramente notevole come camera. Questa è la camera, piccola ma molto molto bella, soprattutto ovviamente per essere in Nepal. Vista, non so, ci sono le nuvole, ma là si vedrà tutta l'Himalaya. Staremo due notti qua a Pokhara, quindi un paio di giorni per capire quale sarà il nostro futuro, perché le strade nepalesi le abbiamo nettamente sottovalutate per un discorso di percorrenza più che altro. Si va veramente piano, delle medie bassissime, 20-30 km orari, punte massime di 60.
Allora, mentre aspettiamo il pranzo qua a Pokhara, momento curiosità nepalese. Lo sapevate che il Nepal è l'unico stato del mondo ad avere la bandiera doppio triangolare e non quadrata? Alla prossima curiosità. Allora, non contenti, altre mozzarella in carrozza. Palline di formaggio. Grazie. Annalisa ha assaggiato il poco spicy. Io... Bel piatto. Fried noodles. No? E tu? Io gli spring roll. Spring roll. Illuminato dal fastidiosissimo LED dell'iPhone, perché siamo in un locale completamente buio, giusto per farvi capire. Abbiamo preso piattino con pollo, verdure, salsiccia, no, brodo con noodles, zuppa di funghi, sandwich. Uguale a me, sandwich. E un sandwich gasato, niente, buon appetito. Fine di questa lunga giornata che ci ha portato da Bantipur a Pokhara. È stata dura, ma non così dura come ieri. Le moto, tranne il punto in cui non c'era l'asfalto e c'erano i camion, la polvere, un inferno, è stato abbastanza gestibile. Domani, altra giornata qui a Pokhara, andremo a vedere un tempio sull'isola, un tempio sulla montagna. Dovremo soprattutto decidere cosa fare dopo domani e che direzione prendere, se è quella della montagna o più verso la pianura e il Gange. Sono un po' titubante nella scelta perché ho veramente voglia di salire su verso il Mustang, però lo sterrato con la mia moto è un inferno, siamo carichi, abbiamo delle moto sicuramente non all'altezza, quelle che usano qua, però è veramente dura, soprattutto per me che ho la patente da 2 settimane. Vedremo. Buongiorno, baciati da questo fantastico sole stamattina dopo una notte abbastanza di pioggia. So che si vedrà niente in GoPro, ma là si vede l'Annapurna molto 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 bene stamattina. Tutto sereno, le nuvole se ne sono andate, come c'è scritto ovunque in questo periodo la notte è bruttino, di giorno invece migliora, il mattino è più bello, peggiora verso la sera, fantastica, a dopo. Dati come dei maiali, male, male, non so se proprio. Si vede, no, ma il braccio si vede anche un po'. Ok, siamo arrivati qua sopra alla Peace Stupa, quindi la stupa o chiesa, insomma, loro nepalese, sì, esatto. della pace, potete ammirare là, con una vista, come vedete, power sul lago di Pokhara, e là dietro c'è l'Himalaya, e adesso è anche un po' coperta, si vede un pochino proprio sopra. No, la punta lì è l'Annapurna. Esatto, punta dell'Annapurna. Questo è il punto più alto. 8100 metri. 8100? Decima vetta più alta, diciamo, della catena Himalaya, ce ne sono 50 tra le più alte del mondo. Sì, sì. Non sapevo che era la decima, adesso sì. Lo sappiamo.
monumento storico. Di una donazione. Davide ha sfondato le scarpe da moto e anche lo zaino. È andato tutto. È andato tutto. Siamo fermati qua sotto questa bella pianta perché ci hanno consigliato il calzolaio della zona, questo signore in mezzo alla strada. Sta riparando tutto in una maniera egregia. Farei vedere ai vari calzolai che hanno riparato le mie cose durante gli anni come si fa a fare un lavoro. Sta praticamente ricucendo tutte le scarpe in strada, bellissimo. Allora, pranzo dopo la scalata, pad thai, vegetable e chicken. Ma poi specialità nepalese, sembrano ravioli normali giapponesi, però in realtà si chiamano momo e sono nepalesi. Te non te lo chiedo neanche perché mi sembra un'insalata italiana. Insalata e italiana. Non meriti di essere qua in vacanza con noi. Veramente. Siamo venuti sul tempio che c'è nell'isola qua davanti al lago di Pokhara, molto caratteristico, molto turistico, pieno di induisti, tanti sono indiani sicuramente, piccola isola tenuta abbastanza bene, a scopo religioso loro hanno questo rito in cui ruotano intorno a questo tempio suonando le campane e toccando questi draghi. Leoni, draghi, uno con le teste, l'altro no. E si spalmano i fiori in testa. Oh. Ora siamo in giro a cercare le mutande per le ragazze perché le hanno finite e preferiscono comprarle che lavarle. E abbiamo un problema. I want my copyright. But I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Cena. Partiamo con la zuppa di pumpkin, cosce di pollo, patate, insalatina, salsa, maiale. Una Caesar salad, anche lui non è degno di rimanere con noi in Nepal. Purè? Mi sento in Italia! Purè. Mamma la purè! Purè di patate! Dopo cena un meeting qui in camera per decidere un po' sul da farsi e abbiamo deciso di andare verso sud-ovest. Passeremo praticamente tutto il Nepal da nord, dove siamo adesso, fino al sud. L'obiettivo è Lumbini, il posto dove è nato Buddha. Non lo riusciremo mai a fare in una giornata, quindi l'avventura è un attimo adesso su dove ci fermiamo, cosa incontreremo. Spero di riuscire a farlo in 2 giorni, quindi fermandoci solo una notte nel mezzo, ma non ne sono sicuro vedendo com'è andata fino a qua. Detto questo, buonanotte. Dopo solo 2 giorni di bagni un po' alla cazzo, spiamo Alessandro. Amore, se non togli il tappo davanti. Ah.